Un numero complesso è una coppia ordinata AB, nella quale A e B appartengono al campo dei reali, e la cui rappresentazione di tipo algebrico Z uguale A più IB. Da questa rappresentazione A prende il nome di coefficiente della parte reale o parte reale stessa e B coefficiente della parte immaginaria. Avendo due elementi appartenenti ai reali come possibili costituenti il numero complesso, per rappresentarli in modo cartesiano ho necessità di utilizzare due assi. Un asse, quello delle x, nel quale vado a rappresentare la parte reale del numero complesso, un asse, quello delle y, nel quale vado a rappresentare la parte immaginaria del numero complesso stesso. Se il numero complesso di cui parliamo dovesse avere la struttura di questo tipo, 2 più 3 per i, la sua rappresentazione sarebbe una rappresentazione 2, 3. Questo punto sul piano cartesiano è il punto rappresentante il numero complesso stesso. Nel momento in cui disegno un punto sul piano cartesiano, posso pensare che questo punto formi un vettore, collegandolo con l'origine, un vettore avente un modulo, che è la lunghezza del segmento OP, ed un angolo che forma con l'asse delle x, l'asse in cui c'è la parte reale. Il segmento OP, per il teorema di Pitagora, questo angolo è di 90 gradi, quindi al triangolo OPA, diciamo OPE, posso calcolare OP come la radice del quadrato, della somma dei quadrati costruiti sui cateti, quindi di 2 al quadrato più 3 al quadrato, ottenendo una radice di 4 più 9 di 13. Il mio alfa può essere pensato, utilizzando le funzioni goniometriche, la tangente di alfa, seno su coseno, 3 su 2. Se strutturiamo queste formule in termini generali, partendo dalla rappresentazione cartesiana, possiamo dire che il segmento OP risulta calcolabile come la radice di A quadro più B quadro. In particolare, questa radice di A quadro più B quadro viene chiamata modulo del numero complesso z e corrisponde alla lunghezza del segmento che collega l'origine al rappresentante di quel numero complesso sul piano cartesiano. Da qui possiamo dire che tangente di alfa è b su a e che quindi alfa risulta essere l'arco la cui tangente è il rapporto tra la parte immaginaria e la parte reale del numero complesso. E questa rappresentazione è una rappresentazione, cioè quella che utilizza zeta e alfa, chiamata rappresentazione polare, laddove questa era la rappresentazione di tipo algebrico. Una rappresentazione, quindi questo elemento lo possiamo chiamare R, quella lunghezza lì. Il numero complesso A più IB A, in funzione di questo R, può essere scritto come R che moltiplica il coseno dell'angolo adiacente, coseno di alfa, più I volte B è R per il seno di alfa. Se metto R in evidenza, coseno di alfa più I
seno di alfa è un'ulteriore rappresentazione che va sotto il nome di rappresentazione trigonometrica, del numero complesso. A queste si può aggiungere l'introduzione attraverso una definizione di un esponenziale avente esponente un numero immaginario, un esponenziale del tipo i all'alfa. Questo esponenziale viene definito come coseno di alfa più i seno di alfa. Se si utilizza questa definizione, possiamo dire che E per esempio alla, per non utilizzare E alla I alfa, che quindi è questo termine qui, moltiplicante R, è un'ulteriore rappresentazione che va sotto il nome di forma esponenziale del numero complesso stesso. Se andassi per esempio a graficare su un piano cartesiano in cui rappresento A e B, avrei un A e un B di questo tipo. Il mio A risulta quindi essere il coseno di alfa, il mio B il seno di alfa, e mi accorgo anche da questa rappresentazione che il modulo di E alla I alfa è unitario, perché si può trovare attraverso questa relazione fondamentale della goniometria, in particolare questo modulo è unitario e mi riconduce ad un parallelo con quella che è la circonferenza goniometrica. Una volta scelta la rappresentazione, o meglio, se si devono fare alcune tipologie di rappresentazione, alcune tipologie di operazione, potrebbe risultare più comoda una rappresentazione, per esempio quella algebrica, piuttosto che un'altra, quella trigonometrica, per semplificare le operazioni che devono essere effettuate.